Molte donne mi chiedono come sedurre un uomo eroticamente, come sedurlo sessualmente. Ora, bisogna sfatare un mito, bisogna sfatare il mito dell'esigenza alla penetrazione. Questa esigenza è sicuramente presente, ma molto meno rispetto a quanto si pensi. Per cui la seduzione erotica è un gioco molto più sottile, dove non esiste il bianco e il nero, ma esistono 50 sfumature di grigio. Quindi se una donna vuole sedurre un uomo da un punto di vista erotico, deve amplificare il suo desiderio e amplificare le sue fantasie, cioè deve necessariamente capire quelle che sono le sue fantasie erotiche. E per capire quelle che sono le sue fantasie erotiche, è importante lanciare degli stimoli giusti. Le fantasie erotiche possono essere dei feticismi. Il feticismo è prendere una parte per il tutto. Questo dipende ad esempio, dal tipo di educazione ricevuta a livello infantile, per cui, ad esempio, il feticismo del piede può essere uno, oppure per una parte, per un tipo di abbigliamento, per le gambe, per il seno, per qualche cosa. Il tutto viene identificato, cioè una parte viene identificata con il tutto, per cui un oggetto diventa, una parte del corpo della donna diventa un oggetto di forte erotismo. E poi ci sono, diciamo, delle fantasie situazionali, per cui fare l'amore con una sconosciuta, con più donne, essere sedotto in qualche modo. Fantasie di voyeurismo, insomma, le fantasie sono molteplici. L'importante è capire qual è la cosa che interessa a livello di fantasia non completamente espressa, ma non per poi soddisfarla, ma per amplificarla, per farsi incarnare, diciamo, come una possibile erogatrice di questa fantasia. Ma non soddisfarla mai completamente, perché nel momento in cui lasciamo aperto un canale distonico, tra virgolette, non esaudiamo completamente la fantasia, abbiamo la possibilità di rigenerarla e quindi di tenere agganciata la persona. Quindi diciamo che come fare a capire quali sono? Beh, o attraverso, diciamo, la comunicazione, nel senso che in alcuni momenti, quando magari la persona si lascia più andare, racconta, però potrebbe non esplicitarla. Allora possiamo provare, la donna, tu puoi provare a buttare lì qualcosa e notare dove la persona, dove il partner dà segnali di gradimento emotivo. Lì vuol dire che c'è una fantasia inespressa, una fantasia, come dire, non completamente esaudita. E allora dovrai poi incarnarla in qualche modo ed amplificarla. Questo è l'unico sistema per sedurre un uomo eroticamente. Bene, ti do appuntamento al prossimo video, ti invito a seguirmi sul blog http://seduzionevip.com. Ciao.